Bentornati al primo del doppio appuntamento di Ti Spazzo in due. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, ciao cari, benvenuti e bentornati. Oh, come avete letto, come avete sentito poco fa, questo è il primo del doppio appuntamento di Ti Spazzo in due, cioè vuol dire che questo è la prossima volta lunedì, quindi oggi venerdì e la prossima volta lunedì usciranno due video, cioè oggi la prossima, due video di Ti Spazzo in due. Oh, così recuperiamo quello della volta scorsa, che è stato un video molto così all'improvviso, diciamo. Quindi oggi iniziamo a fare questa reaction di Ti Spazzo in due, dove andremo a vedere oggi una casa. Io ho letto soltanto la preview, diciamo, una casa proprio gigantesca che è tutta da sistemare. Ah, chissà cosa ci aspetta. E prima di iniziare, ragazzi, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, condividere, insomma, lo sapete già quello che dovete fare sempre, mi raccomando, ragazzi. Quindi, senza perderci troppo in altre chiacchiere, iniziamo subitissimo con questa reaction di Ti Spazzo in due. Una villa da sogno con uno sporco da incubo. Mi chiamo Raffaella, ho 59 anni e sono nata e cresciuta in questa casa che ha costruito il mio bisnonno. Buongiorno Raffaella, buongiorno. Quindi iniziamo subito con una casa proprio d'altri tempi. E vabbè, io spero che non sia stato il bisnonno l'ultimo che l'abbia pulita, cioè, perché la casa sembra molto gigante, sembra. Ma qua negli anni si è accumulato un po' di tutto, tanta sporcizia. Non sono proprio un amante delle pulizie. Oggi questa casa, ragazzi, mi sembra una discarica comunale. E vabbè, l'importante è che ne prenda coscienza, ne prenda atto che è una discarica comunale. Lo dice lei stessa, Però magari tanto una pulita, una spazzata, sai, per evitare. Sembra di essere in paradiso. In paradiso? È un paradiso che va pulito con l'olio di gomito, questo. Avranno fatto un festone, mi sa. Sì, il festone l'hanno fatto, ma 50 anni fa. 50 anni fa hanno fatto il festone ed è rimasto così come sta ora. Certo. Faccio vedere l'interno? Molti mi chiedono com'è lo stile della mia casa. Ho una sola parola: lo stile è Raffaella. Non ha stili. O perlomeno lo stile discarica. Si può anche dire così: stile discarica, come ha detto poco fa lei. E diciamo che è proprio. Cioè, vabbè. Una bella sala, ampia, spaziosa, ma muy sporca. Cioè, proprio, cioè sta proprio la polvere, quella dei due dita, cioè presente quella proprio bianca, la patina, quella che si forma proprio da anni e anni. E questo divano è pietoso, sporchissimo, pieno di macchie. A dire la verità, quello non è il divano, quello è il mio letto, perché io dormo lì. Ah, perfetto, lei dorme sul divano. Perché dormi sul divano? Cioè, va nel letto, aspetta. Sì, aspetta. Facile. Adesso me la faccio vedere in che stato è. In stato di avanzata decomposizione. Andiamo, ragazze! Senza paura! Aiuto! Oh, meno male che lo dice lei stessa. Meno male che in stato di avanzata decomposizione. C'hai i cadaveri, c'hai i cadaveri, le teste di cavallo nel letto, c'hai. Che cosa c'hai? La mia camera da letto. Ma questa non è una camera da letto, è un bazar. È un magazzino più che altro. A me mi pare proprio un magazzino dove pia roba butta così, pia roba butta da là. Però se vuoi dormire sul letto, basta che con un braccio. Noi dobbiamo fare in modo che questa camera da letto torni una camera da letto per dormirci e basta. E facci magari qualcos'altro. Il salotto deve tornare. Certo, e chi fanno qualcos'altro a dormire oltre che
Ragazzi, ho una splendida cabina armadio, seguitemi. Madò, che casino. Che cabina. Madonna mia, è esplosa una bomba là dentro. E che è? Cioè, più roba, cioè, secondo me più roba butta giù, perché non mi si spiego. Cioè, ma come, perché? Ragazze, questa casa è piena di oggetti, oggetti importanti. Non fate c***ate. Tranquilla. Mamma, tu lo sai già, non te lo devo neanche dire. Vai in cucina. Grazie. Apposta, ha detto la parola tranquilla, ha detto. Come si dice, tranquillo, è morto. Che abbiamo capito, insomma. Ah, vedi che roba, eh? Non so, iniziamo a togliere questi. Ci voleva una vasca da bagno per mettere a bagno queste cose, ma non c'è. Sì, esatto, è una bella idea. Prendi il tubo dell'acqua e chiudi tutte le forde, porte, fine. Chiudi il tubo dell'acqua e che proprio le imbinici di acqua, la riempi e poi apri le porte così. Ah, sorpresa, che schifo. Mia mamma mi ha segnato la camera da letto magazzino e a te ti ha segnato il salotto camera da letto. E che sta su quel materasso? Il fango c'è, sta, cioè, hai pisciato sopra, c'è pisciato quel materasso. E madonna mia, cambia, per favore, cambialo. Tante bottiglia dell'acqua, ciabatte, porta sigarette, Sì, e che altro? Il prossimo è il coso miglior offerente, cioè ci sta, la cosa esce dal cilindro, cioè sta, e che c'è sta? Una cosa madonna e semmaron. Unite, un botto, i botti di Capodanno. Petardi, non mi era mai capitato di trovare dei petardi nel letto. La prestidiri giri miri zirizzazione. Beh sì, certo. È proprio la magia, proprio esce dal cilindro. Cosa abbiamo qua? Non è né la polvere che si forma in un mese, in due mesi. Anni. Porco, no. Giuda, cosa hai combinato? Non fate c***ate. Tranquillo. Sì, visto così come ha detto non fate cagate, tranquilla, bam, la il bicchiere rotto. Vabbè, la mamma non deve sapere niente, mi raccomando, puliamo un bicchiere in meno, nessuno sa niente, prendo la scopa e la paletta, togliamo tutto di mezzo. Sì, zitti, nascondi tutto, non sa niente nessuno, non deve sapere niente nessuno, è un segreto fra di noi, raga, voi non lo dite niente a nessuno, mi raccomando, eh. Veronica! Questo lavoro è molto faticoso, tiriamo su dei pesi, non è facile, nel senso che comunque a fine serata senti i dolori. Sì, certo, te credo, a tirare tutta fuori qua munnezza, a pulire, cosare, fare, arrampicarci come l'altra volta che si è arrampicata sopra, te credo, sì. Ecco, adesso tutto sto casino, sta roba dove la metto? Questo, vediamo una passata. Io avrei un'idea, nel bidone della monnezza, prendi quei bustoni, magari li riempi di più e proprio ci fa proprio una buttata così, proprio al lancio dal sacchetto proprio. Mi piacerebbe tanto avere, io, soprattutto in camera da letto, una cabina armadio tutta per me. Ma che meraviglia. Io penso che sia il sogno di ogni donna. Ma non solo di ogni donna, anche noi maschietti. E gli piacerebbe avere una bella cabina armadio. Perché non ce l'ho pure una cabina armadio? Ah sì, c'ho la casa grande quanto un buco di culo. Comunque ho messo la spugna, così tutta inzuppata d'acqua. E poi fregare sempre, sempre più forte, più forte. Cioè proprio a fare proprio i cosi là, i tricipiti, bicipiti e cose, a strezzare, a cosare, a fare proprio dei marmo, ci stanno a pesante sul marmo. Ah! E che
che è successo? Che è successo? Un infarto, una bestia, una lupo, un puma. Che è successo? Che è successo? Sei fatta male, zi? Oh! Madonna, c'è un'ape! Un'ape. Ah, ok. Sembrava chissà che cosa, sembrava un'ape. No, non si può, non ce la faccio, non ce la faccio. Io ho paura degli insetti, non è colpa mia. Ma cosa è successo qua? Tutti i vetri? Cos'è che avete rotto? Ah, e te pare, ha rotto pure un'altra cosa, il vaso con la pianta grassa, che non è più grassa, è così diventata. Mi hai fatto un altro danno, prima ne ha fatto un altro, no? Ho sentito anch'io prima un rumore. Anche, quindi comunque devo andare a controllare che ci sia qualche altro danno in giro. Oltre a questo, cos'è che è rotto? Spiegami. Parla però. No! No! State zitto, di niente! Era un segreto, era. Ha rovinato il segreto, ha rovinato. Mo so cazzi. Cos'è che è rotto? Un bicchiere. Un bicchiere? Mm. Rompere un bicchiere vuol dire rovinare un servizio. Perché i bicchieri sono da 6, 12, 18. E me lo saranno 17, dai. Eh beh, certo, è mosso 17, che te fa? C'è sta quello da quello in più così e basta, cioè, che te fa? Ci mette la piantina dentro, ci mette. Un bicchiere. Qualcuno sa qualcosa? Sì. Ma mi state prendendo per il culo? Ma perché non mi avete chiamato subito? L'ho buttato. Sareste arrabbiata? No, mi incazzo di più adesso, perché avete fatto tutto di nascosto. No, no, Boni, non la fate incazzare. Raga, non la fate incazzare, per favore. Non siete in grado di tenere il segreto. E vabbè. Ma che cosa state combinando allora? Sei arrivata nel momento migliore. Anna ha da dirti qualcosa. Mi è caduto un bicchiere. Non c'è più il vaso. Ecco, proprio così, proprio si è rotto il bicchiere e il vaso è proprio non c'è più. E la pianta è rimasta così moscia. Abbiamo un secchio d'acqua. Gli mettiamo dentro un po' di scaglie. L'aceto di vino bianco. Mezzo limone. Va spremuto completamente. È cotto e mangiato. Ci metto un po' di sale, un po' di pepe, così e fai la vinaigrette al Marsiglia, diciamo. Esiste la vinaigrette al Marsiglia? Nel quotidiano puoi prendere una scopa rigida, bagnarla nel secchio e grattare su tutto il pavimento, strofinare, sciacquare. Strofinare, sciacquare. Può essere un bello di gruppo estivo, può essere. Questa è la tua cucina. Pulita, grazie pure alla mamma che gli ha pulito tutta la cucina da sola. Sei pulita, mica cazzi, sei pulita tutta da sola mamma. Guarda il marmo. Ma è perfetto, è nuovo. No, lavato con perlana. E i gomiti della nonna se sanno ancora ringraziare, che stava a strofinare, come ha detto lei, strofinare. Raffaella, questo è il tuo studio. Oh, finalmente ha levato tutta qua munnezza, polvere, mosche morte, ma madonna mia, che pareva una casa abbandonata, pare tutte cose così, invece, oh! Questo è il tuo salotto. Oh, che bello, pure il salotto è diventato un salotto. Non ci dorme più là dentro, spero che non ci dorme più nel salotto. E quindi, beh, bello pulito, disinfettato e... Questa è la tua camera da letto. Oh, pura camera da letto gli hanno pulito, gli ha proprio
è fatta una rivoluzione, gli ha rivoluzionata la casa, gli ha rivoluzionato. Boh, speriamo che Satine è bella precisa così. Madonna! Finalmente ho un letto, chi vuole intendere intenda, grazie Paglionico. Chi vuole intendere intenda. Ok, ma sì, ok, grazie. La cabina armadio, vediamo un po'. Nella cabina armadio pareva esplosa una molotov, pareva esplosa. Cioè gli ha fatto proprio, gli ha proprio sistemato. Perché là, ma più che pulire, era proprio da sistemare tutto proprio. La mia squadra. Un regalino per te. In quella cesta trovi tutti i prodotti per prenderti cura del tuo pavimento, del tuo cotto. Oh, fino a me, sperando che li utilizza, sperando che li inizia ad utilizzare, come ha detto prima, limone, scaglie de parmigiano, no de parmigiano, che cazzo di, scaglie de Marsiglia, aceto, sale, pepe, no, non è sale e pepe. Vabbè, abbiamo capito, insomma, sperando che Satine è pulita ora. Vabbè ragazzi, voi come ci avete a casa? Ci avete così come a sta signora o ci avete pure voi ogni tanto la pulita? Ma io dico sempre, ogni tanto, almeno una volta al mese, una pulita generale, gliela date oppure così la lasciate in balia, così aspettando che prima o poi arrivano le Paglionico a pulirvi la casa? Scrivetelo qua sotto nei commenti e ricordatevi anche di iscrivervi al canale, se no la casa si sporca di più, quindi se vi iscrivete al canale la casa rimane un pelino più pulita. Vabbè, dai, ci vediamo al prossimo video, che sempre ti spazzo in due la seconda parte, cioè della doppio appuntamento. Vabbè ragazzi, ciao cari.